Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi continueremo a giocare a Broken Sword, il segreto dei templari. Riprendiamo da dove siamo rimasti. Dobbiamo andare al museo, al Kroon Museum. Vediamo. Museo, ecco qua ragazzi. Ci siamo. Entriamo. Scusi, oui, monsieur. Sei tu l'Obinot? Oh no, come ha fatto a scambiarmi per lui? No, io sono il vice custode. Ma lavora qui l'Obinot? Lavorare? Non lo chiamerei proprio così. Viene qui a studiare quasi tutti i giorni, ma come può vedere, oggi no. Non sa niente a proposito di manoscritti medievali? Io no, monsieur. Io non sono erudito, anche se tante volte la gente pensa che lo sia. È l'uniforme. Vedono i vestiti e rimangono impressionati. E le chiedono anche di parcheggiare la macchina. Mi chiedono di parcheggiare la... No, 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 no. Credono che sia competente a proposito degli oggetti esposti in mia custodia. Anche se non sa niente a proposito di storia. Ma no, cosa volevo dire è che non sono erudito, non come Monsieur Lubino. Non sa niente a proposito dei Cavalieri Templari. No, signore, neanche un po'. Allora, Riconosce l'uomo in questa foto? no, monsieur, c'è qualche motivo per cui dovrei? non penso. Riconosce questo pass? No? Grazie del suo aiuto. Ok, ragazzi, il luminò non c'è. Nella vetrinetta c'era un treppiede arrugginito e annerito, con le gambe lunghe e sottili. Era identico al treppiede raffigurato nel manoscritto. Su una targhetta era scritto che risaliva al XV secolo e proveniva dall'Irlanda occidentale. Era stato ritrovato a Lochmarne, il luogo in cui si era insediata una comunità di cavalieri templari. Irlanda! Che cosa? Questo treppiede è stato trovato in Irlanda! Abbassa la voce. Oh, mi dispiace, ero eccitato. Allora ragazzi, quindi se ho capito bene, adesso dobbiamo partire per l'Irlanda. No! Ok, andiamocene, va. Non facciamo altro danno. Aspettate, ragazzi, eh. Non ho nemmeno iniziato da poco. È subito. Ok. Ora dobbiamo andare in Irlanda, quindi. Come si fa in Irlanda? Ruggeri. Andiamo un attimo qua. Ciao, sono andato al museo Kroon. Hai parlato con l'Obinù? No, non c'era. Ho trovato il treppiede. Dove? Al museo. Apparteneva ai Templari. È stato trovato in un posto chiamato Lochmarne. Ho sentito parlare di Lochmarne. Ho letto un articolo che parlava del castello. Guarda qua. Un famoso giornale scandalistico. Ma leggi queste schifezze. No, le scrivo. Professor Nigel Pigram, che sta effettuando degli scavi nelle rovine del castello medievale di Lochmar. Che strano. Cosa? Ha lasciato la sua cattedra all'Università di Durham per dedicarsi agli scavi. E non solo. Ha annullato le riprese della quarta serie del suo famoso programma televisivo. Quel posto a Lochmar deve essere stato importantissimo per lui. È un professore di storia, sono tutti pazzi. Non mi importa, vorrei parlare con questo professor Pigram. Che ne dici di un viaggetto in Irlanda? Non ne ho voglia. Non voglio andare. Voglio seguire il caso Billotta. Se pensi veramente che la gemma di Pigram sia importante, perché non vai a Lochmarne? Da solo? Non ne sono sicuro. Dov'è l'Irlanda esattamente? Hai scoperto qualcos'altro sugli omicidi? Forse non vuol dire niente, ma entrambe le vittime hanno visitato Parigi all'inizio di quest'anno. Quando? La seconda settimana di luglio. Erano qui nello stesso periodo. Si sono incontrati? Non lo so, ma non penso che sarebbe solo una coincidenza. Allora, Devo andare. Va bene, ci vediamo.
Adesso andiamo allo comando, ragazzi. In Irlanda, vediamo. Ok. Avevo superato il castello sulla via per Lochmarne, il castello dove si trovavano gli scavi di Pigram. Cercai di tirar via il coperchio di plastica, ma non si mosse. Salve! Cosa? Come ti chiami, ragazzino? Chi sarebbe il ragazzino? E tu chi cavolo sei? Rousseau è il mio nome. L'omicidio è il mio gioco. Sei un investigatore? Diciamo che sono qui per cercare la verità. Cavolo! Proprio come in TV! Basta con le stupidaggini e dimmi il tuo nome. Liam Maguire. Cosa ci fai qua al bar, Maguire? Sono fuggito da mio padre. Perché? Hai fatto qualcosa di male? Non ho fatto niente, capo! Ma me lo puoi dire. È tuo padre che ha fatto qualcosa. Oh, signore, lui beve. Si beve tutti i soldi che abbiamo. E la mia povera vecchia madre è relegata a letto e sta morendo di tubercolosi. Ho cercato di comprarle le medicine. Ho spaccato legna per padre Mahoney fino a farmi sanguinare le dita. Il vecchio taccagno mi ha pure fregato. M'ho portato a casa fino all'ultimo penny che mi ha dato. Mamma, guarda, ho detto. Guarda cosa ha guadagnato il tuo figliolo col sangue e col sudore. A quel punto è arrivato mio padre e ha arraffato i quattrini. Vado a Dublino a farmi una bella bevuta, ha detto. E fa attenzione finché non ritorno. Questo è il motivo per cui me ne sono andato. C'era qualcosa nel suo sorriso che mi diceva che non era andata proprio così. Rispetto a lui, Huckleberry Finn era candidato per il chierichetto dell'anno. Allora. Cosa mi sai dire a proposito del castello, Maguire? Cos'è che vuoi sapere? Beh, posso entrare? No, è chiuso a chiave. Non ci vive nessuno? No, solo. Cosa? Ah, niente. Sai qualcosa a proposito del castello che non mi hai detto, vero? No. Cos'è che stai nascondendo? È qualcosa che ti fa paura? Ti Non ho paura di niente. do l'ultima possibilità di dirmi tutto a proposito del castello. Ah sì? E se non voglio? Allora ti faccio tornare a scuola. Oh, c'è un fantasma. È chiamato il fantasma di Lochmarne. Non vorrei mica dirmi che credi ai fantasmi, vero? Signore, l'ho visto con i miei occhi. Martedì notte sono salito a vedere gli scavi. Appena raggiunta la cima del muro, ho sentito questo rumore terribile. Che tipo di rumore? Un tremendo sbuffare e tirar su con il naso, come il maiale di O'Brien, solo che era peggiore. Arrivava dall'interno del castello. Hai capito da dove proveniva quel rumore nel castello? Niente paura. Mi sono seduto là sul muro come Humpty Dumpty. La luna era incrinata e unta come un piatto vecchio. Il cortile era pieno di strane ombre. Sarei dovuto tornare a casa, ma le mie gambe non avevano più la forza di sorreggermi. L'hai visto il fantasma? Certo! E a vedersi era spaventoso. Mentre me ne stavo lì seduto a vedere calare la luna, è uscito fuori dall'ombra. Era grigio, cencioso e gobbo, come un vecchio salice piangente. Ho sentito allora un rumore di schizzi e spruzzi e una terribile risata in lontananza. Era perché ero terrorizzato che sono caduto da quel dannato muro. Sono sicuro che c'è una spiegazione logica per quello che hai visto nel castello. Certo che c'è. Il dannato posto è infestato. Hai visto un uomo vestito da pagliaccio? Qui a Lochmarne? Sono tutti vestiti da pagliaccio. L'uomo che sto cercando è un pericoloso psicopatico. Cavolo! È proprio come quel film che ho visto. C'è questo pagliaccio, capisci? Sta cercando il ragazzo che lo ha visto uccidere un uomo. Cerca di avvertire lo sceriffo. Nessuno gli crede. Allora, mentre si sta facendo il bagno, il pagliaccio lo fa a pezzi con una sega elettrica. Porca miseria, non sembra un film per ragazzini della tua età. Chi vorresti chiamare, ragazzino? Ho 25 anni. Storie, non hai più di 14 anni. Oh no, ho 25 anni. Sono sposato, ho una macchina e 3 figli. Ah, e 10 figli, se conti anche quelli di mia moglie. Non hai mai visto quest'uomo? Che tipo viscido. No, non l'ho mai visto. Conosci un uomo chiamato Pigram? Lo puoi descrivere come accade in televisione nei film polizieschi? È un archeologo inglese. Penso di conoscere l'uomo di cui parli.
Mi puoi dire dove posso trovare Pigram? No, non posso perché ora non è qui. Ma se lo vedo glielo chiedo. Sai che cosa ci faceva Pigram nel castello? Scavava per cercare tesori nascosti. Gioielli, oro e scheletri, come nei film. Non hai mai sentito parlare di Thomas Merlin o della Gruber Electronics Corporation? No. Dammi la mano. Pussa via! Oh, dai, voglio solo farti vedere un trucchetto. Assolutamente no, signore. Non faccio nessun trucchetto. Padre Maoni mi ha detto che se li faccio, brucerò all'inferno. Voglio solo darti la mano, tutto qua. Assolutamente no. Non hai mai visto nessuno indossare uno di questi? Certo, Rudolph, la renna dal naso rosso. Questo appartiene al pagliaccio assassino che stai cercando. Infatti. Posso averlo? Mi dispiace, ma lo tengo come prova. Avresti dovuto dirlo alla polizia. L'ho fatto, non gliene importava niente. Dovresti farlo esaminare, signore. Potresti identificare l'assassino con un campione del suo muco nasale. Che schifo, non penso proprio. Vabbè. A dopo, ragazzino. Va bene, signore. Mi chiamo George. Piacere di conoscerla, mister. Mi chiamo Fitzgerald. Cosa sa dirmi del castello? Non c'è niente là, sono soltanto delle vecchie rovine. Quanto vecchie? Non saprei. Ha mai visitato il castello? Quando ero piccolo ci giocavo di tanto in tanto. Poi uno dei più piccoli cadde, sbatté la testa e morì. Non ci andammo più. C'è andato recentemente? No. Conosce il dottor Pigram? È l'archeologo, non è vero? Esatto. Ha lavorato presso gli scavi del dottor Pigram? Ma chi gli ha messo in testa quest'idea? Posso offrirle un altro bicchiere? Ah, no, grazie. Non dovrei bere affatto. Sto prendendo delle medicine per i nervi. Più di una pinta e svengo. Allora, ragazzi, vediamo che dice qua. Riconosce l'uomo in questa fotografia? No, sono sicuro, non lo conosco. Mi stringa la mano. È un trucco, vero? Accidenti, ha ragione, non riesco a fregare nessuno. Salve. Era una tovaglietta sporca di birra. Buongiorno a lei. Scusi? Non è quello che dite voi irlandesi? Vuole qualcosa o sta solo sfoggiando la sua xenofobia? Volevo solo essere amichevole. Che cos'è che vuole? Una stanza? Non è una cattiva idea. Ha una stanza? Ce l'ho. Se non le dispiace aspettare che vada via l'ultimo cliente. Nessun problema. Quando se ne va? Quando l'addetto delle pompe funebri viene a prenderlo. Conosce un uomo che si chiama Pigram? Ma certamente. È un suo amico per caso? Ah no, sto solo cercando di trovarlo. Anch'io. Quel delinquente dovrebbe essere in galera. Ha dormito qua, Pigram? Certo. 6 notti più la colazione. Ha servito nessun pagliaccio recentemente? No. Lei è il primo oggi. Voglio assaggiare la birra. È la sua prima pinta di vera birra? Penso di sì. Ma qual è la vera birra? La birra che viene prodotta con ingredienti naturali e metodi tradizionali. Non dovrebbe essere conservata sotto pressione o in frigorifero. E infine deve essere corposa e con un gusto particolare. In altre parole, è sgasata, tiepida, densa e ti fa girare la testa. Riconosce quest'uomo? No. Che cosa vuole da lui? Ho dei conti da saldare. Ah, non voglio guai nel mio bar, mister. Se sta cercando una rissa, vada da padre Mahoney. Un prete? Un uomo di chiesa? Certo. Insegna il pugilato ai ragazzini al circolo giovanile. Secondo Mahoney, sviluppa il carattere. Non è vero, Pat? Non ti ha insegnato l'arte del pugilato? Doyle. Scusa, Michael, ero distratto. Che cosa hai detto? Ah, lascia perdere. Conosce il nome su questo biglietto da visita? No. Dovrei?
Oh no, gliel'ho solo chiesto. Senta, devo andare. Salve, mi chiamo Stobart, George Stobart. Salve, mister. Cosa desidera? Conosce il dottor Pigram? Se lo conosco. Se conosco di persona il buon dottore. No, voglio dire, solo di vista. Sa niente sugli scavi di Pigram? So solo che non aveva gli attrezzi giusti per quel lavoro. Quello di cui aveva bisogno erano pale e una ruspa. Pigram stava scavando alla ricerca di resti archeologici e non di carbone. Veramente? E perché poi? È la scienza archeologica, Pat. Per scoprire le abitudini dei popoli antichi dai loro possedimenti. Forse un giorno gli archeologi scaveranno alla ricerca dei nostri resti. Immagino, signor O'Brien. E cosa troveranno? Beh, di certo non punte di freccia e calici. Molto probabilmente scatole di cartone di fast food e preservativi al gusto di frutta. C'è stato qualcuno del villaggio che ha lavorato per Pigram? Ci ho provato io stesso, ma quell'arrogante di uno storico mi ha dato dell'incontinente. Che faccia tosta! Io che avevo scavato più fosse di tutti loro messi insieme! Si ricorda di aver visto Sean Fitzgerald agli scavi? Mi faccia pensare. Penso che la mia memoria abbia bisogno di essere rinfrescata. Posso offrirle da bere? Ma certo! E mi dia qualcosa da bere per il mio amico. Chi? Doyle? L'ha convinta a pagargli da bere? Vergognati, Patrick. Un altro? Solo una pinta questa volta, Michael. Eccola qua. Una pinta di quella scura. E adesso se lo ricorda, Sean Fitzgerald? Mi ricordo la scena come se fosse accaduta la settimana scorsa. Adesso che ci penso, è successo la settimana scorsa. Sì, Fitzgerald era là. Lui e un gruppo di studenti. Stava parlando con il capo. Mi sa dire qualcosa sul castello sulla collina? Oh no, io so poco o niente. Dovrebbe chiedere al signor O'Brien. Lui dovrebbe saperlo. Allora, sarebbe anche lei uno storico? Esatto. Professor Stobart, Mixatonic University. È un archeologo? E domanda a noi informazioni sul castello? Scusa, signor O'Brien, questo gentiluomo stava parlando con me. Perché non è andato via con gli altri? Non sapevo che se ne fossero andati. Eh sì, hanno fatto fagotto e se ne sono andati. Sembra che mi sia perso il più bello. Cosa vuol dire? Riconosce l'uomo in questa fotografia? È un bell'uomo. È una stella del cinema? Riconosce questa scatola di fiammiferi? No. Ci vediamo. Questo mi sa che non l'avevo visto. Non c'era nella versione per te. Sono George Stobart. Piacere, sono O'Brien. Posso aiutarla? Conosce Sean Fitzgerald? Sì? Cosa vuole da lui? Voglio chiedergli di quando lavorava agli scavi. Non penso che qualcuno vorrebbe assumere Sean Fitzgerald per lavorare presso degli scavi. Non saprebbe distinguere una buca delle lettere a un palmo dal naso. Ha sentito parlare del fantasma? Molto di più, l'ho visto. E lasci che le dica che è uno spettacolo terribile. Allora non è soltanto una leggenda. Esiste veramente il fantasma di Lochmarne? Oh no, stavo parlando del fantasma dell'opera. Ha mai sentito parlare dei Cavalieri Templari? Ma certamente, una straordinaria istituzione. Sa che sono stati gli inventori del nostro sistema creditizio? Il loro impero finanziario si estendeva dall'Atlantico al Mar Caspio. Avevano basi in così tanti paesi che hanno dovuto inventare un sistema di trasferimento fiscale. Quindi i Templari non erano altro che un branco di banchieri. Non ho capito. Vuoi dire che i Templari hanno inventato le commissioni bancarie? In un certo senso, suppongo di sì. Che delinquenti! E non c'è stato nessuno che ha cercato di fermarli? Oh, sì. Vennero arrestati e molti vennero bruciati a rogo. Ben fatto. Se lo meritavano proprio, se erano come il direttore della mia banca. Mi sa dire qualcosa sul castello, signor O'Brien? È un bel posto, vero? Risale al X secolo, lo sa? La maggior parte dell'edificio è stato costruito più tardi, naturalmente. Sono aperte al pubblico le rovine? Ah, no, è troppo pericoloso. Comunque, non c'è rimasto niente di interessante.
Come faccio a entrare nel castello? Quelle mura sono state costruite proprio per impedire alla gente di entrare, signor Stobart. Ma oso dire che se uno vuole entrare, ci riuscirà. Sa dirmi qualcosa sul treppiede trovato nel castello? È il pomo della discordia. È stato trovato da un archeologo inglese. Chi era questo inglese? Il professor Pigram, lo stesso che ha scoperto la gemma. Sa dove potrei trovare il professor Pigram? È arrivato troppo tardi. Perché? È morto? No, ma ha lasciato il villaggio. Un punto dolente con il nostro stimato ospite. Sa dove è andato Pigram? No, mi dispiace. Te n'è andato prima dell'alba. Perché l'ha fatto? Chissà, coscienza sporca o una missione segreta. Qualunque sia la ragione, Lockmar non sentirà la sua mancanza. Forse adesso che la confusione a causa della gemma si è affievolita, potremo ritornare alla normalità. Che cosa sa della gemma che ha trovato Pigram? C'è una gemma che non dovrebbe essere mai stata rimossa. Bisognerebbe essere molto avidi per desiderare quella pietra. Perché è interessato alla gemma? Non sarà mica un giornalista, spero. Oh no. Ringraziamo il cielo. Perché il proprietario è sconvolto dalla partenza di Pigram? Era un cliente che pagava, ecco perché. La ragione è un'altra. C'è un conto che non è stato pagato. Povero Michael, non è stato molto fortunato negli affari ultimamente e non gli do torto. Può dirmi un po' di più sul proprietario? McCleary? È un tipico pseudo sofisticato. Il problema è che la sua idea di sofisticatezza arriva solo a mettere il giornale nel bagno. Quello non l'ho mai capito. È troppo buio per leggere là. È vero? Non ha provato a toccare con le dita la porta dell'interno? Ci sono graffiti scritti in braille. Ok, allora... Riconosce l'uomo in questa fotografia? No, non l'ho mai visto prima. Arrivederci. Allora ragazzi, io direi che con questo video ci salutiamo qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, lasciate un mi piace. Un saluto da Steph Gaming. Ciao ragazzi, alla prossima.